E siamo di nuovo qua anche oggi con un nuovo video, gruppo 43 e gruppo 44. Qua sono i dadi già belli pronti per essere lanciati. Vediamo chi giocherà oggi. Nel gruppo 43 ci saranno Svezia, Ungheria e Filippine. Nel gruppo 44 Santa Lucia, Montenegro e Cuba. Cominciamo dal gruppo 43. La prima partita che vedremo è Svezia, Ungheria. Derby europeo, Svezia in bianco, Ungheria in nero. Attenzione, ha vinto l'Ungheria 1-2, dunque la Svezia sconfitta in casa dall'Ungheria, 3 punti che vanno alla squadra ungherese. Filippine e Svezia è la seconda partita, Filippine in bianco, Svezia in nero. Vediamo se la Svezia si riprende. Sì, stesso risultato identico della prima partita, Svezia batte Filippine 2-1, dunque 3 punti per la Svezia, rimane a 0. Rimangono a 0 le Filippine, ora Ungheria, Filippine, mettiamo bene, e Ungheria in bianco, Filippine in nero, è finita 5-0 per le Filippine, dunque sonora sconfitta per l'Ungheria che resta a 3, e le Filippine raggiungono le altre due squadre, quota 3, dunque 3 vittorie esterne, tutte con una vittoria, 3 punti, vediamo se la situazione si sblocca in questo girone di ritorno, che comincia con Svezia-Filippine, Svezia in bianco, Filippine in nero, attenzione 3-3, un pareggio che sblocca la serie di vittorie esterne, la Svezia va a 4, così come anche le Filippine, rimane a 3 l'Ungheria, che però chiaramente deve giocare ancora le sue due partite, la prima delle quali è Ungheria-Svezia, Ungheria in bianco, Svezia in nero, attenzione, ha vinto la Svezia, vittoria importantissima fuori casa della Svezia, che dunque chiude il suo torneo con 7 punti, l'Ungheria perdendo rimane a 3 e di fatto è eliminata, qualche possibilità ancora per le Filippine, vediamo la differenza reti, dunque la Svezia ha chiuso con 7 punti e più 2 di differenza reti, l'Ungheria è eliminata, le Filippine che hanno qualche possibilità sono a 4 punti e più 4 di differenza reti, ciò significa che se dovessero battere l'Ungheria raggiungerebbero la Svezia a quota 7, ma la loro differenza reti sarebbe migliore, quindi le Filippine con una vittoria con qualsiasi punteggio contro l'Ungheria passerebbero il turno, in caso di pareggio o vittoria dell'Ungheria sarà la Svezia a passare il turno. Disputiamo dunque l'ultima partita decisiva di questo gruppo 43, Filippine-Ungheria, Filippine in bianco, Ungheria in nero, attenzione, ha vinto l'Ungheria 2-5, dunque le Filippine non vincono, l'Ungheria va a 6, conquistano il secondo posto, inutile perché non basta per essere ripescato, le Filippine si fermano e chiudono il girone a quota 4, quindi possiamo dirlo ufficialmente, la 43esima squadra qualificata al secondo turno è la Svezia. Gruppo 44 con Santa Lucia, Montenegro e Cuba. Santa Lucia, Montenegro apre il girone, Santa Lucia in bianco, Montenegro in nero, ha vinto Santa Lucia, dunque 3-1 per Santa Lucia. 3 punti in classifica alla squadra, se non sbaglio, caraibica. Seconda partita del girone tra Cuba e Santa Lucia. Derby caraibico tra Cuba e Santa Lucia. Cuba in bianco, Santa Lucia in nero, Cuba. Cuba vince 5-4, dunque i 3 punti vanno a Cuba. Resta a 3 Santa Lucia, ancora fermo a quota 0 Montenegro. E ora c'è la sfida tra Montenegro e Cuba. Montenegro in bianco, Cuba in nero, 1-1, un pareggio tra Montenegro e Cuba, primo punto conquistato da Montenegro, Cuba chiude il girone d'andata in testa con 4 punti, Santa Lucia, Cuba apre il girone di ritorno, Santa Lucia in bianco, Cuba nero, la rivincita del derby dei Caraibi è stata vinta da Santa Lucia, 5-1, dunque 3 punti dunque che vanno a Santa Lucia che sale a quota 6, mentre Cuba resta a 4-1 il Montenegro che però è ancora in corsa, 2 partite per lui, Montenegro, Santa Lucia, attenzione, Montenegro in bianco, Santa Lucia in nero, ha vinto Montenegro, attenzione, attenzione, 5-2 per Montenegro che sale a quota 4 punti, mentre Santa Lucia si ferma, chiude il torneo con 6 punti. Situazione differenza reti, Santa Lucia ha chiuso le partite con 6 punti e più 2, mentre Montenegro è a più 1, Cuba è a meno 3. L'ultima partita è Cuba-Montenegro, dunque chi vince passa il turno perché va a 7 e vince tranquillamente il girone. In caso di pareggio
Montenegro e Cuba andrebbero a 5 e dunque la squadra qualificata sarebbe Santa Lucia. La differenza rete in questo caso conta poco o niente. Cuba-Montenegro. Chi vince passa, se pareggiano non passa nessuno, passa Santa Lucia. Attenzione, Cuba in bianco, Montenegro in nero, ha vinto Cuba! Cuba 5-4, vittoria piena di gol. Cuba conquista la vetta della classifica con 7 punti, Montenegro chiude all'ultimo posto con 4 punti. La squadra qualificata in questo gruppo 44 è Cuba! Oggi dunque abbiamo visto le qualificazioni di Svezia e Cuba e noi ci vediamo come al solito con il sorteggio di fine video. Ciao! Eccoci qua, una cosa curiosa del gruppo che abbiamo appena visto: Cuba si è qualificata nonostante abbia alla fine una differenza reti negativa. Deve essere la prima volta che capita. D'altronde, quando fai due vittorie per un gol, con un gol di scarto, un pareggio e una sconfitta con quattro gol di scarto, la differenza reti non può che essere negativa, ma contano i punti e Cuba ne ha fatti più di tutti. Ma procediamo al sorteggio del gruppo 45. Estraggo la prima squadra, che sono le isole Marshall. Non ho idea di dove siano, controlliamo subito le isole Marshall dove sono. Sono in Oceania, dopo aver controllato sono vicini alla Micronesia e a Kiribati. Dunque le isole Marshall fanno parte del gruppo 45. Vediamo chi sarà costretta alla trasferta lunghissima in Oceania. La Guinea Bissau, vediamo se indovino. Secondo me la Guinea Bissau è in Africa. Esatto, fa parte dell'Africa orientale. La Repubblica di Guinea Bissau è uno stato dell'Africa occidentale, chiedo scusa, è uno dei più piccoli paesi del continente. Dunque Guinea Bissau, isole Marshall, che non dovrebbero essere tanto grandi neanche loro, potrebbe essere un girone tra gli stati più piccoli, tra gli stati più piccoli del mondo. L'ultimo è il Suriname, questa volta senza pronostici vado a vedere dove si trova il Suriname. Il Suriname è un piccolo stato dell'America meridionale, dunque isole Marshall, Guinea Bissau e Suriname, davvero uno dei più bei gruppi che abbia mai estratto. Andiamo avanti a estrarre il gruppo 46, eccolo qua la prima squadra del gruppo 46, Vanuatu. Questa è un'isoletta dell'Oceanica, sarebbe stato bellissimo se fosse stato estratto con le isole Marshall per un derby entusiasmante dell'Oceania. Dunque Vanuatu farà parte del gruppo 46, vediamo chi avrà la fortuna di andare a giocare in Vanuatu. Questa squadra si tratta della Norvegia, dunque Norvegia-Vanuatu, una trasferta davvero mica male. Sono abbastanza agli antipodi Norvegia e Vanuatu. Terza squadra del gruppo, eccolo qua, ho estratto il bigliettino, vado ad aprirlo e vediamo che c'è San Marino, la nostra San Marino. Dunque Vanuatu, Norvegia e San Marino, davvero un girone molto suggestivo. Riassunto gruppo 45 che vedremo nel prossimo video, composto da isole Marshall, Guinea Bissau e Suriname, mentre nel gruppo 46 ci saranno Vanuatu, Norvegia e San Marino. Come al solito vinca il migliore, noi ci vediamo al video di domani, ciao!